Ciao e benvenuti ad un'altra recensione. Oggi daremo un'occhiata all'action figure della Mattel dalla famosissima serie dedicata a Batman lanciata nel 2003, e in particolare daremo un'occhiata a Scarecrow, che fa parte della serie 6. L'action figure è stata prodotta nel 2004 ed è in scala 6 pollici e alta circa 17 cm. Diamo un'occhiata rapidissima al packaging, sempre logo di Batman in alto, batsegnale in rilievo, molto bello. Con questo background di Gotham City, in basso un artwork del personaggio e il nome dell'action figure. Sul retro una bella immagine dell'action figure con la descrizione del gimmick. Qui in basso le altre action figures disponibili in questa linea: Bane, Scarecrow e Killer Croc, assieme a una serie di Batman piuttosto pittoreschi e alcuni veicoli. Ed ecco Scarecrow fuori dal packaging. L'action figure è veramente fantastica. Guardate la maschera. La profondità degli occhi è veramente impressionante. L'action figure è ricchissima di dettagli, dalla testa ai piedi. E il painting li mette in evidenza davvero tutti. Considerate che in origine questa non era un'action figure per collezionisti, ma era un mass market toy, cioè un'action figure destinata ai centri commerciali e ai negozi di giocattoli, quindi ai bambini fondamentalmente. Le proporzioni sono molto particolari, guardate quanto è smilzo e allungato. Sembra davvero un manichino. Per quanto riguarda l'articolazione, essa è migliorata rispetto alle altre action figures della stessa linea. La testa è su articolazione a sfera, il braccio può ruotare a 360 gradi e muoversi in fuori e in dentro, c'è rotazione completa nella parte alta del bicipite, singolo snodo al gomito, rotazione completa al guanto, c'è articolazione nel mezzo dell'addome, anche se è dovuta al gimmick che poi vi mostrerò. La gamba può andare in avanti e indietro, ma è un po' limitata da questa parte del costume. In fuori e in dentro, rotazione completa in mezzo alla coscia, singolo snodo al ginocchio, rotazione completa allo stivale e articolazione sulla caviglia, dove il piede può muoversi in avanti, indietro, in su e in giù e lateralmente. Per quanto riguarda invece gli accessori, Scarecrow ha questa mietitrice con tanto di forca, molto bello l'effetto legno. E poi una piccola gas bomb a forma di teschio, molto dettagliata. Dicevo che Scarecrow ha anche un gimmick che consiste, praticamente potete sferrare un colpo con la mietitrice in particolare, caricando in mezzo all'addome, in questa maniera. Diciamo che forse è un po' scarica, forse perché l'action figure è abbastanza datata, quindi la molla non funziona più tanto bene, però diciamo fondamentalmente portate indietro le spalle, rilasciate e Scarecrow sferrerà un colpo con la mietitrice. Per concludere, non posso che consigliarvi caldamente queste action figure. Sculpt e painting sono eccezionali, l'articolazione è superlativa, è praticamente perfetta. Purtroppo è anche molto rara, soprattutto questa versione della linea del 2003, però considerate che questa action figure è stata riproposta nella linea DC Super Heroes, quindi avete una doppia possibilità di trovarla. Prima di concludere, vorrei mostrarvi una comparazione con altri due cattivi. Joker e Bane. Guardate quanto è alto Scarecrow, è persino più alto di Bane. Veramente smilzo e allungato. Con questa bella immagine vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!